Cari amici di LRM, buon pomeriggio. Viviamo tempi drammatici in cui siamo subissati dalle tragiche notizie dei vari giornali. Allora, ancora di più, dobbiamo reagire facendo ricorso all'arma dell'ironia e del sorriso, ricordando i momenti sereni, ben inteso per quanto possibile. Questo atteggiamento non è inopportuno, ma aiuta e aiuterà a mantenere un certo equilibrio, essenziale anche per le difese immunitarie del nostro organismo. A questo punto, allora, se permettete, parliamo di il ruolo e il potere del caso. Chi decide di entrare nel difficile mondo degli affari non deve trascurare il ruolo del caso, imprevedibile e imponderabile, che può rivelarsi un'arma vincente, portandoci al successo senza troppi sforzi. L'importante è cogliere l'opportunità che ci offre. Ricordo, era una giornata apparentemente tranquilla quando ricevetti una telefonata dall'amico Bertoni di Torino. Affannato mi chiedeva di aiutarlo a risolvere un problema improvviso per lui. Un suo conoscente, direttore della sede centrale del Banco di Sicilia, gli chiedeva di trovare un sito opportuno in Alba dove la sua banca intendeva aprire uno sportello. Nessuno meglio di me, a suo dire, poteva aiutarlo. Mi attivai subito, con ricerche che sembravano non approdare a nessun risultato. Occorreva trovare un locale ampio, luminoso, vicino al centro storico, con un vasto parcheggio adiacente. Non era facile. Le mie prime indagini risultarono fallimentari. Alcuni giorni dopo, mi pare fosse domenica, uscii con mia moglie per una passeggiata e incontrai per caso un mio vicino di casa, il signor Giuseppe Borletti, un imprenditore di successo, titolare di una società di multiservizi operante da anni sul territorio. Stava fumando l'ennesima sigaretta, seduto all'esterno di un noto bar di zona. Senza farmi illusioni, proposi anche a lui il quesito che mi assillava. Sapeva se in Alba fosse disponibile uno stabile adatto a diventare sede di una banca che intendeva radicarsi nel nostro territorio? Formulai il quesito, certo di suscitare le solite perplessità. Invece Giuseppe mi trovò subito la soluzione. Esisteva un ampio e bel locale di proprietà di un famoso produttore di vino disponibile a titolo di locazione. Eureka! Penso di aver esclamato, pieno di entusiasmo, sentendo vicina la soluzione del problema. La settimana successiva incontrai il dottor La Rossa, direttore generale del Banco di Sicilia, che visionò i locali, li trovò idonei alle sue esigenze e concluse l'accordo con il proprietario. In seguito mi riconobbe una adeguata mediazione per l'affare concluso, che una volta tanto non mi era costata fatica e ricerche complesse, ma era il frutto di un caso fortuito e fortunato.
Chi mi deluse fu il proprietario dei locali, famoso barista da cui non ebbi nemmeno una bottiglia di vino. Eppure lui aveva concluso un affare con i fiocchi, considerando che i locali stessi, di cui stiamo parlando, sono quasi dirimpetto al suo stabilimento vitivinicolo. Ho detto del signor Borghetti, un uomo d'affari capace e brillante, tutto dedito al lavoro. Dopo una vita molto attiva, sarebbe mancato per una grave malattia, ancora relativamente giovane. La sua azienda, sempre molto florida, è ora gestita dal figlio, laureato in economia, con cui ho mantenuto un rapporto di affettuosa amicizia. Alberto, il giovane di cui parlo, è uno sportivo dal fisico atletico, sposato e con 3 bimbi. L'insegnamento paterno gli ha permesso di guidare l'azienda in tempi sicuramente oggi più complessi e difficili, evitando trappole e trabocchetti che qualcuno ha cercato di tendergli, illudendosi di avere a che fare con un ingenuo. Alberto ha dimostrato invece di possedere le caratteristiche di competenza e di carattere per condurre l'eredità aziendale, che poteva sembrare un peso più che una opportunità. Quando mi relaziono con giovani come lui, penso che questo paese, il nostro, ha ancora speranza di uscire dal travaglio della fase negativa che incombe ormai da lustri, per tornare a quel dinamismo, a quel fervore di attività che avevo sperimentato negli anni della mia giovinezza. Anche queste esperienze mi incoraggiano a proseguire, a non arrendermi ad una vita vuota, ad una vita vuota, questo mai. C'è ancora molto da lavorare, da insegnare e insieme da apprendere. Ad Maiorana.